È ufficiale da pochi giorni, Laura Pausini raddoppia Solarolo, 17 giugno per i fan club, 18 giugno per la comunità di Solarolo. Immagino una grande soddisfazione per lei che è il sindaco. Come organizzerà questo evento? Beh, allora sì, prima di tutto, come dicevi, una grande soddisfazione, una sorta di debito trentennale che abbiamo con la nostra concittadina più famosa di tutti i tempi, perché non credo che succederà più. E siamo riusciti a trovare questa forma, no, per riportarla in paese, cosa che lei voleva fortemente. Come diceva, il 17 c'era la raduna del fan club, che è una cosa che è sempre stata fatta e le modalità saranno sempre le stesse. Il giorno dopo ci sarà invece una festa esclusiva per quanto riguarda il nostro paese. Il luogo rimane lo stesso, quindi diciamo organizzativamente i due eventi avranno lo stesso target, che è quello dello stadio comunale di Solarolo, con una capienza fissata a 5.000 persone, che quindi assicura la copertura di tutti i suoi concittadini che vorranno esserci. Dovremo sicuramente fare qualche intervento mirato alla sicurezza attorno allo stadio, quindi definire una zona rossa, e anche nei giorni precedenti probabilmente occorrerà un po' tutelare, diciamo, il sito dove lei fra l'altro per alcuni giorni effettuerà delle prove, perché le prove della tournée che poi parte da Venezia il 30 di giugno troveranno in Solarolo un luogo di prova, appunto. La soddisfazione è tanta, l'impegno pure sarà tanto, ma siamo convinti che sarà sostanzialmente una gran bella festa. Solarolo blindata per qualche giorno. Ma adesso il termine blindata tendenzialmente non mi piace, sicuramente ci aspettiamo di avere molto movimento. Siamo comunque convinti che fra l'altro il pubblico di Laura, quindi i fan che sono quelli che arriveranno, sia un pubblico mediamente educato. Non siamo di fronte a un'orda della barbarica, ma sicuramente persone appassionate che vorranno vederle, cercheranno di avvicinarsi il più possibile, ma che crediamo siano comunque gestibili nell'ambito della pur nostra piccola comunità. Per quanto riguarda la domenica, essendo una cosa più locale, non vediamo problemi particolari per quanto riguarda l'entrata. Poi fra l'altro, che sui social si scherzi su questa cosa, l'area verde del comune di Solarolo, definita come stadio, è ben più grande di uno stadio di Serie A come Prato Verde. Se pensiamo che nei grandi stadi entrano normalmente solo nella parte verde 10, 15, 20 mila persone, dipende dalle grandezze del palco, possiamo immaginare che all'interno della struttura le 5.000 persone saranno molto comode, ecco, potranno vedere in grande comodità lo spettacolo. Però non è intenzione di allargare oltre all'Unione della Romagna Fainti? No, insomma, il volere anche dell'artista è proprio quello di dedicare una giornata speciale ai propri compaesani, quindi apriremo un periodo di prelazione che durerà indicativamente 3 settimane, adesso lo stiamo definendo, quindi fra poco verrà definito nelle modalità e nei contenuti, in modo che in queste prime 3 settimane assicureremo a tutti i solarolesi che vogliono entrare la certezza di avere la disponibilità. Dopodiché si procederà anche con un po' di allargamento di inviti per quanto riguarda gli amministratori o comunque la comunità della Romagna Faentina.